Lubiana. Verremo subito da Fulvio, intanto entriamo nel vivo di questa finale, non prima di avervi ancora detto che seguire il cavallo con maniglie con Alberto Busnari ci saranno le parallele e chiudere il programma della mattina gli anelli con ben due azzurri in gara. In tre si erano guadagnati la qualificazione, ma la regola vuole che non più di due atleti per nazione possono avere accesso alla finale e quindi i migliori due delle qualifiche, Matteo Morandi con il miglior risultato e Matteo Angeletti che è stato quarto, fuori questa volta Andrea Coppolino. Incominciamo subito con la finale corpo libero e la volta di Anton Golotuskov, il russo sesto in qualifica con 15,250. Ma che entrata fantastica, è uno Tsukara con doppio avvitamento, cioè doppio teso con due avvitamenti, veramente una prestazione eccezionale, pochi atleti al mondo eseguono questo elemento. E poi ancora altre diagonali serie avanti con successiva capovolta. E qui arriva il lavoro a terra con questa serie di russi. Fedorchenko, una difficoltà che ormai molti ginnasti si assicurano per avere questa buona di difficoltà, ci guadagnano tre decimi e poi la verticale cosiddetta di impostazione a braccia divaricate. Buona anche se non tenuta molto, ma ben eseguita da Golokutskov che va a questo punto alla successiva diagonale. Ricordiamo che con il nuovo codice dei punteggi sono ridiventate 4 le diagonali massime per il corpo libero, andate e ritorno una volta per ciascuna diagonale, doppio avvitamento in mezzo e salto avanti con mezzo avvitamento questa diagonale appena fatta e poi lo Tsukara ancora di finale, grande esercizio pieno di difficoltà a parte il passo in finale molto ben eseguito. Avrà una nota di partenza, credo, piuttosto alta il 24enne Golotuskov di Seversk, ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino, 2 medaglie per questo straordinario atleta, sono arrivate il bronzo a Pechino per quanto riguarda il corpo libero ed è vincitore della medaglia di bronzo anche per il volteggio. Tanto la regia di Franco Venditti che coordina le telecamere dall'esterna 1 di Milano ci ripropone questo momento della salita verticale, questo particolare, poi il rallenti di una diagonale del russo. Davvero eccellente come inizio, ma non potrebbe essere diversamente. 9 intanto dalla giuria delle esecuzioni, 6 giudici valutano un no splendido, 9 molto alto, se ricordate che si parte da 10, poi vengono detratte le penalità per i falli che possono essere composizione, esecuzione, valore artistico, ma non negli attrezzi se non solo trave e corpo libero, femminile ovviamente, 6 e 2 di difficoltà, un 15 e 2 e si è incominciati molto bene, conferma scendendo lievemente di mezzo decimo di punto. Fulvio Vailati, mentre stiamo per vedere Eleftherios Kosmidis, il miglior atleta per quanto riguarda le qualifiche con un 15,575. Eccolo qua, il primo piano per Enrico Pozzo, alle sue spalle, come sempre attento, Salvatore Scinto, il fisioterapista della nazionale italiana. Fulvio, ci sono state, tu sei responsabile da quest'anno non soltanto della maschile ma anche della femminile, per quanto riguarda la maschile non ci sono stati problemi per i nostri 6 stupendi e magnifici senatori, non avevano bisogno di particolari conferme, c'è stato qualche problema sulla femminile oppure anche sulla maschile? No, sulla maschile non c'è stato nessun problema perché fin dall'inizio avevamo stabilito che fosse la squadra di Pechino che si ripresentasse in toto questi campionati d'Europa, anche perché ognuno di loro ha un attrezzo dove eccelle, quindi avevano la possibilità di proporsi per un podio. E ripetiamoli, sono Igor Cassina, Andrea Coppolino, Matteo Morandi, l'altro Matteo Angioletti, Alberto Busnari ed Enrico Pozzo che vedremo. Vorrei aprire una parentesi, ieri un gran carattere il biellese. Sì, indubbiamente, dopo una bruttissima prova di qualificazione è rimasto in gara proprio per il rotto della cuffia, ieri ha sfoderato una grinta eccellente, infatti ha fatto una prestazione superlativa ed è risultato sesto, un grosso risultato. Tanto superlativo anche Kosmidis. Sì, un esercizio fantastico, insomma pieno di difficoltà, esattamente come l'abbiamo visto in qualificazione, però addirittura questa volta ha messo qualcosina di più perché giocandosi la finale c'è bisogno di quel tot che magari ci si risparmia in qualificazione. Guardiamo questo salto dal Q-Flak e lo Tsukara, gambe leggermente divaricate, però è un'alta difficoltà con un solo passo
nell'arrivo al suolo. Ah, qui vedete la felicità di Kosmidis abbracciato dal proprio coach per questo 18enne. Atene, belli piazzamenti in Coppa del Mondo, manca ancora gli acuti come Golozuzkov che ha vinto due medaglie alle Olimpiadi di Pechino, ma comunque uno splendido atleta. Vediamo quanto segna, 8,85, meno di quanto avuto da Golozuzkov che ha ricevuto il russo un rotondo 9. Per Kosmidis, vediamo in attesa della difficoltà. Intanto riprendiamo mentre siamo in attesa con Fulvio. Sulla maschile abbiamo detto confermati i 6 e devo dire hanno confermato il loro valore anche qui ad Assago, al Forum di Assago, centrando tutti l'accesso per le finali perché, per le quali si erano preposti. Poi sugli anelli, troppa grazia a Sant'Antonio. Sì, purtroppo per Coppolino sono 3 gli specialisti a questo attrezzo e questa volta Angioletti Matteo l'ha superato e quindi era logico che si presentasse lui in questa finale. Invece per quel che riguarda la femminile, ci sono state parecchie vicissitudini per cui abbiamo dovuto aspettare fino all'ultimo per cercare di stabilire la squadra, le ginnaste, le 4 ginnaste che si presentavano a questi campionati d'Europa. Qui eravate contati. Sì, purtroppo numericamente le ginnaste. Intanto scusa Fulvio, 15,350 in virtù del 6,50 di difficoltà e Kosmidis passa meritatamente in testa, pur con 2 decimi di meno di quanto fatto in qualifica. Gioca molto il punteggio di partenza, 3 decimi in più rispetto all'altro, quindi fa la differenza netta. Anche se l'esecuzione è stata valutata meglio quella di Golozuzkov. Mentre parte Eddie Penev, quinto con 15,3 il bulgaro in qualifica. Dicevamo della femminile, Fulvio. Sì, numericamente in questo momento le senior sono solo 7. In attività piena, per cui scegliere le 4 non è stato facile, anche perché Andrea La Spada della ginnastica pavese si era infortunata un mesetto fa e quindi non è riuscita a completare la preparazione per proporsi questo campionato d'Europa. La Preziosa, anche lei, la ginnasta della GAL, ha avuto un grosso momento di flessione e quindi la scelta praticamente è stata un po' ristretta alle 5 ginnaste. Ferrari fino all'ultimo non sapevamo perché questo tendine gli consentiva la preparazione e poi la doveva interrompere, quindi abbiamo dovuto aspettare proprio fino all'ultimo. Quindi Ferrari, Galante, Armi, Parolari e Licchetta che si sono giocati queste 4 posizioni in questo campionato d'Europa. Non si può dire, nonostante l'attesa per la Ferrari, che sia andata tutta delusa. Certo c'è stata delusione per il fatto di aver mancato la medaglia, ma Vanessa comunque ha dato la sensazione di essere sulla strada di un buon recupero. Oggi la vedremo al corpo libero nel pomeriggio. Sicuramente Vanessa ha un carattere forte, ha una grinta interiore, una capacità di reagire alla sfortuna che è encomiabile. L'abbiamo vista dopo la qualificazione, 2 grossi errori, essere di nuovo la Vanessa campionessa del mondo proprio per la capacità di reagire e anche per le prestazioni. Ovviamente in questo momento non è al massimo delle sue capacità perché gli esercizi sono stati leggermente ridotti in funzione di una preparazione purtroppo che ha dovuto subire degli arresti, quindi non lineare come è abituata di solito. Tanto insieme al bulgaro Eddie Penev, di cui adesso chiediamo a Carmine un giudizio, abbiamo riconosciuto l'altro grande bulgaro Yocev nell'inquadratura che rivedremo, ed è incredibile, è straordinario ritrovare questo campione. La finale con gli anelli, con il nostro Matteo e i 2 nostri Matteo e Penev. Sì, sì. Fa quasi da accompagnatore in questo momento, ricordiamo che è anche presidente tra l'altro della federazione, da poco federazione bulgara. Penev ha fatto molto bene, ha fatto un'entrata spettacolare anche lui con lo Tsukara teso, quindi un doppio teso con doppio avvitamento, ma poi ha fatto una bellissima combinazione, il Tabak che è un doppio salto avanti
non singolarmente ma legato a un salto avanti ancora raccolto, e poi tutta una serie di diagonali con avvitamenti in avanti, con salto avanti legato ad altro salto avanti. Lui è andato decisamente meno bene dalle qualifiche, Penev. Più sporco forse nella parte di entrata, Penev nell'entrata. L'avete visto, un 5-9 di difficoltà, un 8-525 di esecuzione, va al terzo posto alla classifica provvisoria con 14-425, ma fa il suo ingresso in campo con la prima diagonale l'israeliano Alexander Shatiyov, 15-475, ed è bello vedere come Israele crescita. Ma che esercizio che sta facendo anche questo atleta, un'entrata molto bella, e adesso siamo in un'altra fase di diagonale, però metterei l'accento sul doppio avvitamento in mezzo con legato a un altro doppio avvitamento, sono delle combinazioni che danno diritta da buoni Fedorchenko in questo momento. È un atleta altissimo, l'abbiamo visto ieri nel concorso generale, terminare in ottava posizione alla spalla del britannico Daniel Purvis. Bella prestazione la Gran Bretagna, che ha piazzato Daniel Keatings all'argento dietro ad un grande Fabian Hambüchen, il tedesco confermato di essere ai vertici europei, quindi anche mondiali. Ieri si è vinto il suo titolo. Ultima diagonale per Shatiyov. Altissima ancora anche per lui, una rondata con mezzo avvitamento, poi doppio salto avanti, ma quello che è spettacolare è l'altezza che raggiunge questo atleta nei salti acrobatici. Un'ultima domanda e poi lascio Fulvio. Il lavoro quest'anno credo che sia incentrato, passando per i giochi del Mediterraneo, alle mondiali ovviamente di Londra alla metà di ottobre. Sì, il calendario internazionale è abbastanza nutrito quest'anno, perché oltre a questi campionati d'Europa abbiamo i giochi del Mediterraneo la prima settimana di luglio, e poi abbiamo i campionati del mondo che sono sempre individuali e di specialità, però abbiamo altri incontri internazionali che vanno a toccare tutte le fasce di età del nostro settore. Quindi un incontro under 13, un incontro under 15 e poi un incontro di preparazione per i giochi del mondo. Intanto Shatiyov va a pari merito con Kosmidis, 15 e 3,50, esattamente come il greco, 6,30 di difficoltà, 9,05 invece di esecuzione. Ottiene quindi più del greco rispetto all'esecuzione, meno per quanto riguarda la difficoltà. Jabukovski e con l'Ucraino, l'ultimo risultato per entrare e qualificarsi alla finale del corpo libero, 14,9,50. Questo era il calendario per la squadra del settore femminile, mentre per la squadra maschile abbiamo già effettuato un incontro internazionale in Norvegia, tanto per testare un pochino altri ginnasti che dovrebbero in parte subentrare a questi senatori. Abbiamo un nuovo incontro prima della fine dell'anno, quindi per i campionati del mondo, e poi uno per il settore giovanile a novembre. Grazie Fulvio, al quale facciamo tanti auguri e un buon proseguimento per questa attività che da questo quadriennio si è arricchita anche dell'incarico della femminile, quindi un incarico a 360 gradi piuttosto impegnativo. Grazie e buona giornata a tutti. Allora, lasciamo Fulvio Vailati e concentriamoci con Carmine intanto sull'Ucraino. Beh, intanto dopo le file diagonali adesso siamo verso la fine. Una grande diagonale anche in finale come chiusura, però molto belli tre salti avanti in prima e soprattutto lo Tsukara avvitato in seconda diagonale, anche per lui una come Shatilov, un Tsukara, un doppio salto con doppio avvitamento, flesso naturalmente in questo caso. Questa è la parte di flip-flack e appunto Tsukara avvitato, dicevo prima, leggermente basso con le spalle, però è una grande difficoltà. Poi i russi, le tre rotazioni in russo, come ha chiamato Fedorchenko, leggermente basso forse con l'addome, però insomma le gambe sono abbastanza tenute, quindi un buon movimento anche questo. Sulla sinistra dell'inquadratura sta per uscire al teleschema, avete visto Fabian Hambüchen, campione europeo, ieri si è confermato con un margine di vantaggio notevole, 9 decimi di punto nei confronti di Daniel Keatings,
e può praticamente un decimo nei confronti del russo Yuri Ryazanov, arrivato terzo. Allora, per Yavu Kubokovski una quarta posizione provvisoria in virtù di questo 6-20 di difficoltà, e questo lo pone alla pari con Golukutskov, il russo, e un 8-875 di esecuzione.